Salve a tutti amici e ben ritrovati, io sono SmithTerror ed eccoci qui per un nuovo episodio di AIDS. Questo gioco, diciamo, non è il migliore come se perché insomma ricominciamo da capo e non è bello di vedere sempre queste scene, ma io proverò a andare ai livelli più avanti possibile e distrarre le parti nuove, le parti vecchie, ovviamente le skipperei, non è che non siano importanti, non ci parli un po' del passato di Zagreus, che insomma mi sembra importante, mi ascolto già che lui non è figlio di Nox, di Ae, ma di insomma in realtà è Persefone, regina degli inferi, che è scappata via una volta, forse questo lui è andato alla fuga. Ready as I'll ever be. O lui è pronto, ma deve andare avanti, quindi bada ciance, che la fuga per inizio, let's go. A divine arrow. Alla feccia. That's the Eternal Spear of Aratha, isn't it? Your father used to use that, didn't he? A bit ornate for hunting, but a spear is what I like to Eh sì, say. la lancia di suo padre, certo anche questi qua Zeus. Allora, vediamo un po', tu infallibile, tu lanci, segui i nemici e riceve 100 di probabilità di danno critico. Scatto cacciato di tuo attacco, scatto tanti, infliggi danni maggiori. Scontare il tuo attacco speciale più potente e ha 10% di danno critico. Facciamo questo, va. The hunt is on. Ok. Siamo. Sì, ragazzi, dai, andiamo avanti veloce che ho voglia di andare molto avanti. Here we go again. Do not presume that you escape my notice, boy. E ok, qui siamo arrivati, solo il problema è che siamo già morti una volta. E qui abbiamo già metà vita, cioè una sfida di vendita con metà vita, se n'è andata già. È un po' difficile, ragazzi, a volte la mente, dipende che abilità abbiamo, come arriviamo. Anche se scelte delle vie che qui scegliamo, non c'è da andare. Adesso si sa come dire. Può essere infuibile, però io sceglievo l'ultima volta, posso dire. Ok. Did you enjoy this stint in Tartarus? Grazie, padre. Se non c'erano prima, magari. Non c'era un po' di vita qui. Here then. Se c'erano prima, l'estate con Dragaronto c'era qualcosa per curarci. A posto di provare a rafforzarci ancora un poco, magari avevamo più vita. Ma va bene. Rapid infliggo 100 danni ai nemici. Assicuro la presenza di un forziere di Knot nella prossima camera possibile. 50 facciamo, dai, ci può stare. Vendere, io non voglio vendere niente. Vediamo se i danni critici sono ancora maggiori, non più di 20%. No, va bene così per ora. Qua cosa c'è? The path from Tartarus is finally laid bare. Sì. The heat from Faccio. Lovely. Ok, ragazzi, possiamo andare. Vediamo un po' se ci sono a sconfiggere anche il secondo boss. Change of scenery at least.
May I help you? Having traversed the flaming river Phlegethon to gain this vantage point, relentless Zagreus must now confront a foe of unimaginable savagery who lies ahead, awaiting patiently its time to strike. Ok ragazzi, siamo arrivati nel contro il nemico. Abbiamo una vita 188, però non sto tornando indietro, dice se moriamo moriamo. Siamo potenziati, vediamo un po' se riusciremo a sconfiggere i resti dell'Idra oppure no. Ripeto, finché mi ho dato la testa magari sì. So che poi un po' di caoticità del gioco, cioè fate non capire bene cosa c'è intorno. Ci frega. Eh sì, con di te, sì sì. Vediamo se ho un po' di attacchi così di fulmini. Certo Zeus, ma anzi qua può... Due punti se noi veniamo attaccati almeno. Tanti poi a questo punto arriverà il momento in cui lui non attaccherà più. Cioè non sa più attaccare perché sarà difesa dalle altre teste. Quindi anche un attacco non male può andare bene, non arrabbiare diciamo. Volevi volevi. Ok, intanto colpiamo con attacchi normali così da dare i fast... ecco arrivano le teste e non è fuoco che posso andarci. Mi attacco qua loro, un attacco a me, dai col sifo come ho fatto prima. Non è fuoco perché non muore con la testa lì. Questa è andata. Ora, ok. Però mi ha colpito. Adesso qui, facciamo qua. Qui non c'è l'altra. Volevi. Ok, questa è andata. Ma come mi seguo in attacco? Ok. Anche adesso è attaccabile. Perfetto. Ta 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 ta. Vai così. Facciamo impazzire, vabbè io ho due attacchi giusto. Dai così che è bloccato. Volevi. Attacca. Ok, arrivano le teste. Mi ha fatto tantissimo. Sono più teste ora. Molte più teste, sono circondato. Vabbè. Un'andata. Siamo mezzi morenti però. No. Non c'è neanche un po' di cura, non so, qualcosa. Certo per curarsi non c'è niente, grazie. Ok, 15 di vita. No, vabbè, un attacco solo mi ha fregato. Stavo per sconfiggere ragazzi. Ce l'avremmo fatto se non ci colpì, perché è all'ultima parte, che penso che poi... Ha un terzo di vita per la prima testa, due terzi di vita per la seconda testa, l'ultimo terzo era libero per noi. E si ricomincia ragazzi, si ricomincia. Oh
Hydra got you again, huh? Real sorry about that. Though you know what? I want you to get back out there, you know, all through Tartarus and Asphodel again, and knock some sense into it for me, okay? Okay. Achilles is off duty. Hey, boy, just me again. Here to report, it's pretty dangerous. The venerable Hound of Hell barely acknowledges the softly spoken prince's platitude, knowing... You are not to aid him in these matters, Nyx. His foolishness is to be scorned and reprimanded, not indulged. Do we have an understanding? We have an understanding, Hades, yes. He is your own son, after all, and therefore your responsibility. I, in turn, have my commitments to this realm and to this house. You have aided me in them, so I remain, as ever, in your debt. It is not necessary to remind me. Surely all those who once defied my brothers and myself would much prefer a post within my house over eternity within the lowest depths of Tartarus. I hate it when they fight. Ah, quindi Nox è stata, diciamo, uno di quelli se posso idee, quindi è un titano che appunto ora però gode della difesa, diciamo, e diciamo difesa di Ade. E qua c'è ristrutturazione cronia, cambia momenti tra regione dell'oltretomba. No, non mi dà niente che mi piace. Qua c'è sempre la carissima Meg, incavolata. What are your sisters up to these days, Meg? I've not seen them around. We're stretched a little thin, as you can see. Some kind of war up there meant lots of business here. I'm left to hold the line and deal with you. Eh beh, fammi passare, se non vuoi stare con me, scusami. Se vuoi me ne vado, sono fatti miei, cioè non ci disturbiamo. Comunque, diamo un po' di mirinaccio anche un po'. Hey Room, I'm back. Now to give me strength. Allora, qua c'è oscura presenza. Infliggi danni maggiori con un attacco e trasferire quando colpisce alle spalle. Lo vorremmo fare, siamo al massimo qui. Qua 500. Ok. Mi fa dormire. I'm wide awake. Ok, non ci va a fare altro. Penso di avere altre chiavi per l'ultima arma, quindi andiamo avanti di nuovo. Vediamo un po' se arriviamo di nuovo a sconfiggere il maledetto Hydra. Ovviamente è davvero difficile, non perché lui sia forte, ma è il fuoco che c'è attorno e che possiamo darci una tanta libertà, diciamo. Ma dai, proviamoci di nuovo con la fuga. Let's go. Bye everyone. Stupid Hydra. Didn't hear you come in. I know that Nyx has been abetting you. You wish to take advantage of her pity? I care not. Her powers have their limits anyway. How can you... Nyx is the knight itself and can do as she pleases, isn't that correct, Father? You think I asked you to get involved in all this business? You, boy, have already dragged this entire household, not to mention my fool relatives, into this mess which you've created, which you dare call business. Pleasure doing business, then. Your enemy is not the wretched dead, and not your father, lad. It is the underworld itself. It has been fashioned to prevent escape. You must have seen by now how all the chambers seem to rearrange themselves. The underworld itself, my enemy. I'll do my best anticipating its surprises, sir. Again. That dog is not your plaything, boy. Cerberus defends our realm so that no one gets in alive, or gets out either way. I'm not staying. Not even for him. Lord Uncle Zeus.
Often when you reach the surface, Agrius, you call upon me then and there, all right? I'll personally see to it that you'll be escorted up to Olympus and your quest shall be complete. Within the depths of Tartarus reside the most wretched of all the shades who linger for eternity within the underworld, whose lord and master is especially unkind to those attempting to cheat death. Lots of wretchedness to... Look who! If I may be so bold, Your Highness, I was wondering, what brings you back around this way again? Look, I have to level with you, Sisyphus. I'm leaving the house. I've had quite enough. You understand, I'm sure. I'm going to the surface. Whew, that is quite an undertaking, Prince. If it wasn't you yourself proposing it, I'd like to call it madness, truth be told. Though, you're just mad enough to pull it off. Well, hey, I hope you make it. Good fortune out there. Sure thing. Safe travels. More wretches. There. Here they come. Charon's shop. Just what I need. Poor me. Charon, mate. Now, hypothetically, if I provided you with, say, 1,000 coins, would you be willing to give me a ride in your beautiful boat? Upriver, I should say, specifically. I had to ask. Can't get rid of me, Meg. Well, Zag, any last requests this time before I send you home? Let's see, how about a swift and painful death? Would that be possible? Be cheeky all you like. You'll get exactly what you asked, and nothing more. That time, Meg. Sure. You're going to love it on Olympus, little godling. The air is beautiful and brisk, the gardens lush, the feasting plentiful. Why, it must be the opposite of everything to which you are accustomed. Beautiful. Hit the spot. Here's the fee. With that Charon man, he's sort of, I don't know, though I am glad he's been of service. Thank you.
the last time. Oh sì, ragazzi, ce l'avevo fatto finalmente. Bene, ha finito la testa, meno male. Ok, dammi la mia lancia, dammi questa gemma. Ok, abbiamo lì la salita. C'è altro qui a pigliare? Penso di no. Grazie, Venter, ce l'abbiamo fatta finalmente. La testa quanto ci provo a uccidere Rita. Però alla fine devo essere bravo anche a capire gli attacchi nemici, non posso agire a volte di testa mia e basta. Allora, prendiamo un po' di essenza vitale, mi sono 24 monete. Qui bisogna vendere qualcosa, tipo le piccole, che no. Poi se vuoi che ci consigliamo sotto il 100% di vita, ci dà un po' di vita. E dopo un incontro. Ah, dopo un incontro. Quindi ora sarebbe in nudo in teoria, quindi poi il favore va. Dispiace, ma si va avanti, ragazzi. Andiamo un po' dove andiamo ora. Oddio mio, spina ovunque. Non è un buon inizio, eh. Ok, ragazzi, siamo nel campo Elisio. Questo in teoria era il la parte dell'inferi data a Persephone, in quanto lei, cioè, non date, ha avuto un po' dargli uno spazio diverso. Ma direi che poi ci sono finiti qui il nostro video. Ho giocato per un'ora e 20 minuti, pur di sconfiggere Hydra e quindi praticamente tutto in un solo video. Ora andremo nei campi Elisi, non so se ci aspetterà, io spero di non riuscire più a morire, nell'avanti il più possibile. Quindi, invito a lasciare un like, a commentare, di la vostra. E se non l'avete fatto, iscrivetevi al canale e attiva la campanellina, c'è le notifiche, i video che usciranno. E vi ricordo anche, seguimi su Twitch, lo fai live, e su vari social come Facebook e Instagram, così per stare di più sul mio lavoro. Questo, ragazzi, al prossimo episodio da Osmi e Terry. Passa e chiudo.